Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, sono Giovanni Fois e oggi facciamo un video leggermente diverso dagli altri. Questo video lo faccio sia per me, che è qualcosa che voglio rimanga sul mio canale, un'esperienza, ma anche perché in molti mi hanno chiesto di fare una specie di documentario. Non sarà ovviamente un vero e proprio documentario, ma sarà fatto a modo mio. Preparatevi, lasciate un bel like e iniziamo questo video. Ragazzi, interrompo un attimino il video per dirvi una cosa importante. È appena uscita la mia nuova collezione Okami College, non voglio spoilerarvi troppo, vi lascio il trailer. Come avete visto dal trailer, sono tre colorazioni diverse di felpa e abbiamo puntato tanto sulla qualità del cotone, tutto totalmente made in Italy, cotone 100% Milano, comodità e vestibilità al top. Vi lascio il link qua sotto per acquistare okamiclothing.com e vi ricordo che ogni felpa verrà consegnata con la sacchetta abbinata. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Tutto quello che vedete alle mie spalle, da lì a lì a lì e tutto qui intorno, è il Masai Mara National Park, uno dei parchi più grandi dove fare safari in Kenya. Anzi, probabilmente il più grande. Quello che siete abituati a vedere voi come safari, quello che viene fatto nella savana, l'ho già fatto in Sudafrica e l'ho fatto anche l'altro giorno in un altro video che è già uscito sul canale ad Amboseli. Quindi un posto molto meno green, molto più desertico, mentre qui a Masai Mara ci troviamo nella zona delle piogge. Piove tanto, c'è tanto verde, sarà un botto più di animali degli altri posti, anche perché il parco è veramente gigantesco. E proprio in questo parco si trova il nostro resort. Andiamo a vedere questo resort perché è molto molto bello. Siamo quasi a metà febbraio e qui fanno 34 gradi. Attraversiamo il fiume e ci troviamo direttamente dentro il resort. Siamo immersi nel verde, quindi animali entrano come vogliono, insetti, serpenti, ragni, scimmie, babbuini, tutto entra qua dentro. Allora, tralasciando la struttura dove c'è la reception, il ristorante, subito dopo la reception troviamo la prima cosa che si vede entrando, una piscinetta. Cosa importante, questa è acqua dolce, quindi è un'acqua usata da loro, depurata, che è usata sia per la fontana e probabilmente per la doccia e tutto quanto. Non è un'acqua pulita, regola numero uno, no diving. Non potete immergervi dentro l'acqua, mi raccomando. Anche perché potreste entrare con due braccia e uscire con quattro. Proseguiamo verso le stanze, vieni. E poi stanze. Di solito quando vai a fare un safari devi immergerti nella natura, devi immergerti in quello che è lo spirito soprattutto dell'Africa. E siamo infatti dentro delle tende. Ora vi faremo vedere la nostra, ma abbiamo già visto altre tende in altri video. Però questa tenda è speciale, è probabilmente la migliore in cui sono mai stato, nonché una delle migliori stanze di hotel. Oltre tutti i vaccini bisogna stare attenti a molte cose. Prima di tutto le zanzare, poi esperienza personale. Guardate sempre in alto quando stai sotto un albero, perché a me mi è colato un ragno, pam, sulla mano, ed era molto velenoso, fortunatamente non mi ha morso. Ovviamente anche per terra, perché te ritrovi i serpenti. Ragni e serpenti sono il pericolo numero uno di questi posti. Abbiamo uno dei fiumi principali del Masai Mara. Se ci mettiamo qui per un'oretta dobbiamo passare 3 coccodrilli, 8 boa e 47.000 scimmie che cercano di rubarci la fotocamera. Ci dobbiamo sbrigare perché sta per iniziare il safari. Ora, vista da fuori la tenda, sembra brutta, vero? Invece, ecco. Allora, raga, lo dico, fuori di testa, guardate il letto. Ovviamente tutti i letti qua hanno i baldacchini per usare le zanzariere. Molto grande. Qui hanno messo la maschera bagno, ma non la utilizzeremo dato che l'acqua è limitata nel posto, soprattutto l'acqua calda è limitata, non mi va di sprecare l'acqua per gli altri facendomi il bagno. Ovviamente questa anche la doccia è molto grande. La facciamo fredda, ma non perché ci piaccia l'acqua fredda, ma perché tanto di solito non la trovo mai calda. Qualcuno ha già finito facendosi il bagno l'acqua calda. Ok, stavo andando a fare il safari, ma c'è un attacco di babbuini in corso, erano entrati in piscina. È una scimmietta che stava litigando con dei babbuini. Se fare un safari, cosa obbligatoria, un binocolo, perché se volete vedere gli animali in lontananza un bel binocolo può esservi utile. Oppure se volete tenere dei ricordi e fotografare, se non avete i soldi per comprare una camera fate come ho fatto io, la noleggiate. Quindi super consiglio, zoom e treppiedi per fare foto e video. E la nostra Jeep diventa anche decappottabile, che ci permette di fare foto, video, vedere meglio gli animali. La camera posizionata sul treppiedi e possiamo iniziare. Godiamocela un po' adesso. Di no. Ha visto la preda, si sta attivando, sta capendo se vuole cominciare a correre per andare a prenderlo oppure no. Siamo
mandati via perché il ghepardo non avrebbe mai attaccato il topi da solo. Il topi è un antilope molto grande e di solito attaccano animali più piccoli come l'impala o anche pumba. Di solito i ghepardi questa tipologia di animali attaccano in gruppo. Comunque ora continuiamo e secondo me vedere un animale, un grande felino della savana attaccare una preda sarebbe tipo il momento più bello. Cioè, brutto sì, ma anche il momento più bello da vedere in un safari. Ragazzi, abbiamo trovato una famiglia di leoni. Sono le due mamme e tre cuccioli che si stanno allattando in questo momento. Ufficialmente uno dei più belli della vita. Vogliamo andare? No. Puoi stare qua tutto il giorno. Saranno 20.000 abbondanti che ci siamo fermati a guardare i leoncini che mangiano. Ci sono tantissime altre cose da vedere, ma questi momenti valgono la pena di essere visti per tutto il tempo necessario. Certo. Giuro che se penso a come descrivere questa scena, non te la saprei raccontare. Giraffa, animale preferito di Emily, ormai si è capito. Sono bellissime. Cioè, sono perfetti. Una cosa che non avevo mai visto in un safari è una tempesta. Sta arrivando una super tempesta. Stiamo fuggendo, stiamo andando a 2000. E lui sta correndo come un pazzo perché hanno detto alla radio che hanno visto dei leoni maschi. Vedo i fulmini comunque. Ci piove dentro. Hai fatto bene il tuo lavoro, mi dispiace. Aggiornamento, abbiamo trovato dei leoni maschi, credo. Senza riniera. Però sta diluviando, non possiamo nemmeno più aprire. È un casino, raga. È arrivata la tempesta all'improvviso. Ha detto che non è una pioggia comune. È calla, non sapevo io. Porca vacca. Amore, ma moriamo palesi. Porca troppo. No, ok. Ho aperto un mezzo secondo, sono zuppo. Cazzo. Porca vacca. Ok. Porca puttana. No, no. Io rido, ma rido per non piangere, perché qui la situazione è gravissima. Volevo un po' di apertura. Potere il vento fuori. No, vabbè, ma è assurdo. Suona pure. Vorrei farvi capire la condizione, ma non si capisce. Stiamo letteralmente navigando. Quella che vedete muoversi è acqua. Cioè, è gravissimo, raga. È veramente grave. Non so come arriveremo tramite il ponte all'hotel senza affogare. Ma intanto divento serio perché mi metto paura. Come torna indietro con le strade allagate? La macchina da poco non andrà più. Ok, gravissimo. Siamo zuppi, ma siamo arrivati. La macchina stava facendo surf mentre andavamo. Hai avuto paura, vero? Ok, ci hanno appena comunicato che sono rientrate tutte le macchine anche con la tempesta, quindi è andata bene. Stavamo cenando. Ufficialmente smesso di piovere, fa un po' freddo ora, andiamo a vedere come sta messa la nostra tenda. Ora mi trovo un babbuino addosso e un serpente tra i piedi, sta bene. Sicuro. Comunque a parte questo canto e ballo che hanno fatto per il compleanno, è sempre così, in Africa, è sempre così. Sempre qualcuno che balla e canta, è meraviglioso. Ok, la tenda sembra essere intatta. Ok, non entra d'acqua. Acqua sopra però è piena d'acqua. La stanza è al sicuro, ci vediamo domani mattina perché inizia la nostra ricerca full day da mattina a sera dei Big Five. Ci vediamo domani mattina. Ok ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Stanotte ha fatto un diluvio tutta la notte, una tempesta, c'erano tuoni, fulmini, è andata via la corrente, un casino. Non so se vi ricordate ieri, ma quel fiume si è alzato parecchio. Stiamo partendo più tardi del previsto. Dovevamo uscire alle 5.45 dall'hotel per vedere sia l'alba ma anche la caccia dei ghepardi e dei leoni la mattina. Ma essendo che era buio e sarà tutto un pantano fuori, col buio era impossibile, abbiamo dovuto aspettare un attimino la luce. Nei safari succede anche questo, bisogna adattarsi a quello che succede. Certo, ci poteva avvertire ieri sera prima che si svegliassimo alle 5, ma quella è un'altra storia. Da adesso che sono le 6.30 fino alle 6.30 di questa sera saremo in giro per i safari. Obiettivo Big Five, yeah. Potresti ricordarci quali sono i Big Five? Leone, rinoceronte, elefante, bufalo, leopardo. Leopardo, brava. Questa che vedete qua è la città di Talek. È una cittadina molto piccola che si trova al bordo del fiume dove eravamo prima ed è dentro il Masai Mara National Park. Ovviamente non ci sono staccionate né altro per tenere gli animali fuori. Ci ha raccontato che dentro, vicino alla scuola anche, si possono trovare iene, leoni, elefanti. Comunque in questo momento abbiamo fatto un giro molto largo per vedere anche questa cittadina e adesso cerchiamo con un po' di difficoltà in questa strada. Cavacca. Penso
adesso è abbastanza difficile. Cazzo, I'm a little bit scared now. Abbiamo trovato il primo dei big five di oggi, il bufalo che non avevamo ancora visto qui in Kenya. Ma poi si fanno le coccole. Oh, che carini. Prima volta che vedi un bufalo in video, che ne pensi? Che sembrano brutti e cattivi, però in realtà sono carini, si coccolano tutti. E abbiamo trovato il nostro secondo. Non possiamo avvicinarci perché non c'è una strada sicura per andare lì perché è bagnato, ma abbiamo l'elefante. Qui nel parco Masai non ci sono molti elefanti, però se l'avete visto in qualche video fa, siamo andati ad Amboseli, che era pieno zeppo di elefanti, siamo andati lì apposta. Infatti devi cambiare un po' zona quando vai a fare i safari, ti fai un safari da una parte, un safari da un'altra, per variare un pochino anche la fauna che c'è. E anche questo è il bello dei safari, non è come andare allo zoo, tu non sai se troverai un determinato animale, te lo dovrai sudare, cioè dovrai cercarlo, osservare, aiutare anche la guida a vedere in lontananza per capire se tra determinati animali. Niente è scontato, come la vita. Ci siamo completamente impantanati e credo che lui ci stia per venire addosso per spostarci. Sì. Vabbè, andiamo a spingere, dai. Anche questo è da raccontare. Comunque, non me lo di, non me lo di. Di. Che te fame, non si muore. Comunque, se una cosa strana può accadere, stare sicuri che accadrà Giovanni Foy. E siamo cascati nelle cascate. E hai fatto l'incidente col Becky. E ti sei rotta la macchina. Non hai visto gli squali. Dai, ma che è? Si è risfonata la corda. Ma è questo il bello, è la vita vera. Quello che succede, succede, ragazzi. È andata così. Va bene. Veniamo mangiati da leone. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Lo raccontiamo. Cioè, lo racconteranno comunque. Ok, Giovanni ha deciso di prendere in mano la situazione. E anche l'altro tipo della macchina ci sta aiutando. Vai, amore! Vai, che dire. Sonda. No, eh? No, Io ho spinto. Ed è arrivato un altro. Ora sono tre. Oh, no. Si sta anche sta pure lui. Però l'avevo detto io, eh. Io l'avevo detto, eh. No, vabbè, raga. Sto provando a spingere, ma sta solo bruciando il motore questo qua. Dove andrà così, raga? Ci sono i rinforzi maschili. Guardate che squadra. Una, due, tre, è arrivata la quarta, ragazzi. E anche la terza si è bloccata. Perfetto. Tutti pronti a pushare. Olè! Un'ora e mezza. Sì. Era rimasta incastrata quella. Noi ci eravamo liberati, ora siamo incastrati di nuovo anche noi. Sono passate 2 ore e 30. Va bene così, abbiamo fatto amicizia con dei ragazzi. È bello perché stiamo vivendo un'esperienza, un'avventura. Anche perché ci mancano 3 dei big five da vedere oggi. Ed è il nostro ultimo giorno di safari. Vi ricordate quando ci siamo incagliati? Erano precisamente 8:30. La prima ora, ok, divertente. La seconda, fai amicizia con tutti quanti. E la terza? Vuoi morire. Ma ora che inizia la quarta, cosa succede? Non ho idea. Più che altro un altro problema è il sole. Non abbiamo le protezioni, le ho lasciate in camera. Sta degenerando la cosa, anche perché si spingono tra macchine. Chi si incaglia prima, chi si incaglia dopo, è un casino. È l'una. 13:06, dalle 8:30. The adventure now continue. Potreste non crederci, No, no, no. Ma se eri incastrata, perché se, ci incastriamo di nuovo, no, adesso non può più succedere, tutto asciutto. Pum. Completamente andata di nuovo. Stavolta è rimasta solo la macchina qui. Andiamo in quella e noi con questa ci dovremmo tornare a Nairobi in realtà. Stiamo facendo la pausa pranzo. Il nostro amico ci sta raggiungendo, si è liberato, ci ha messo 1 ora e mezza in più. E ora torneremo da lui. Ricomincerà la caccia al leone maschio e al leopardo. Now we can continue. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente. Abbiamo trovato il leone maschio. Sono due e dormono come tutto il giorno. Dormono 20 ore al giorno. In questo momento stanno lì a riposare. È bello che visti da così sembrano quasi teneri e coccolosi. Magari vai lì e ti staccano la mano, ma insomma. Era l'ultimo animale che mi mancava da vedere tra i safari. E l'ultima oretta di sole e di safari la concludiamo con un branco di leoni. Almeno 5 giovani maschi con la criniera. Il resto femmine e cuccioletti un po' più piccolini. Sono veramente tanti. La bellezza del safari è anche questo: vedere la vera natura dei leoni, vederli dormire durante il giorno, poi la notte si alzano, a questo cominciano ad alzarsi, cominciano a capire dove appostarsi per cacciare la notte. Sono tutte cose che scopri vivendole dal vivo. Alla fine noi non abbiamo pranzato perché non avevamo per niente fame. Tutte le cose che ci sono avanzate del box le stiamo dando
ai ragazzi qua. Credo che lui sia amico di tutti. Ce li conoscevo tutti. Direi che la giornata può concludersi qui. Noi adesso andiamo a fare la cena. Probabilmente più tardi andremo nella città che avete visto poco fa a fare un giretto, a vedere, ci dovrebbero essere i ragazzi che ci hanno aiutato oggi a liberarci dal fango. Ci andiamo a fare un giro per la città. Città. È una cittadina molto piccola dentro il Masai Mara National Park. Direi che abbiamo visto tutto in questo video. Ci sono stati un po' di problemi. Abbiamo anche rischiato la vita perché ci ha spiegato che ieri sera potevamo incastrarci mentre diluviava. E lì poi era un problema capire dove eravamo e come tornare poi a casa e come ci avrebbero tirato fuori. Diciamo che è stato particolare, fa parte della vita del safari. Ed era quello che volevo far vedere in questo video, la vita del safari. L'abbiamo vista, siamo contenti. Spero che il video vi sia piaciuto veramente tanto. Spero che oltre ad avervi intrattenuto io vi abbia fatto viaggiare un pochino. Quindi grazie a tutti, se vi va iscrivetevi. Iscrivetevi, lasciate un bel like. E da adesso in poi a me manca un solo video da far uscire sul canale del Kenya. Tutti gli altri usciranno sul canale di Emily, che vi lascio in descrizione, perché mancano ancora 5 giorni di viaggio, 5 giorni importanti. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Anzi, direi sul canale di Emily nel prossimo video. Ciao ragazzi, grazie per essere stati qui con noi. E il safari, lo ripeto, è una di quelle esperienze che va fatta una volta nella vita.